È una giornata gruppo A, primo Stigas e primo posto 9-7 contro Cottica. Vediamo, c'è una partita emozionante qui con me come partita, tanto per cambiare. Peppe Candazzo, ho un gol di 7 gol, hai giocato soltanto tu come sempre. Oggi Vitale comunque diciamo ha tirato la gamba dietro perché comunque proviene da un infortunio. È una partita che contava poco, se non vi leggo così agonistico. Siete in Champions League e adesso si fa sul serio, Peppe. Sì, questo sì, abbiamo fatto una bella partita, e abbiamo giocato bene, solo che abbiamo perso la notte. Vitale, Ciccio, dimmi. No, gli stavo dicendo, le parole che le parlano nell'orecchio in italiano, così si esprime bene vicino alla telecamera. Tu ormai comunque hai fatto scuola. Ho fatto scuola, dopo scuola. Ciccio, pongo la domanda sempre a te. Adesso si fa sul serio, questa è una partita, insomma, tra di voi. Ci siamo divertiti con i ragazzi, senza aver fatto seccare Andrea, perché... Io mi sono sparato a uscire, ci faccio male, tu me lo fa fare, metto quello là, dopo che l'ho cresciuto da piccolo, gli davo il ciuccio, il latte, i biscotti, si attaccava alla gamba, sempre in mondo, voglio giocare con te, cioè Ciccio, mi fa un bel leggero, mi sento preso in giro. Però diciamo che è cresciuto bene a questo punto. Sì, ma è sempre un poco cervello. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi faccio in bocca al lupo, dimmi. Un'altra cosa, finalmente Filippo Spatolo mi ha fatto il gol. Tu ricordi? Che lo sogna una vita, è nato con quel sogno. Però ti ha fatto un bel rigore, imprendibile. È stato bravissimo. Sempre sotto scuola mia, eh? Va bene, con questa scuola calcio filmata Ciccio Caria, vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.